um, <clears throat> Buongiorno e benvenuti eh, alla Christmas Lecture dell'Istituto Nazionale di Ottica e eh, alle iniziative dell'Istituto per questo Natale, ma che ci aiutano a celebrare queste feste natalizie e a magari ricordarci un po' delle grandi cose che sono successe nell'Istituto e anche delle piccole cose che sono successe nell'Istituto quest'anno. Uh, io sono Francesco Catagliotti, sono il direttore dell'istituto, e, e grazie ai colleghi del, del gruppo di Outreach siamo qui ad offrirvi quella che spero sarà una divertente paio d'ore. E come eh, prima di dirvi del, del, diciamo, del programma della lettura della, 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 di queste due ore, eh, mi permetto di ricordare un paio di cose importanti che sono successe nell'istituto in, in questi 12 mesi. Eh, abbiamo avuto grandi, diciamo, questo era l'anno del centenario del CNR, noi abbiamo partecipato a tante iniziative del CNR, eh, abbiamo eh, dato il nostro contributo a delle mostre importanti, eh, i nostri ricercatori hanno, fatto, hanno ottenuto grandi riconoscimenti, per esempio Costanza Torinelli ha ottenuto... Un IRC, uno dei prestigiosi IRC, Claudia Capitini, ha vinto un premio sul, sul, importante sulle ricerche sull'Alzheimer. E eh, ci sono state tante, eh, tante iniziative, anche e soprattutto eh, per l'inclusione e il grande ruolo che le nostre ricercatrici hanno nella, nella ricerca eh, all'interno dell'Istituto, all'interno del CNR e all'interno del sistema di ricerca internazionale. Uh, questo è stato l'anno in cui abbiamo definitivamente fatto partire tutte le numerosissime, per fortuna e per bravura, dei nostri ricercatori iniziative del Piano Nazionale di, di recupero e resilienza che ci vedono per, uh, protagonisti e uh, mh, questo è, è stato, non è stato assolutamente facile e eh, ringrazio eh, tutti eh, tutto il personale dell'INO, tutte eh, le ricercatrici e ricercatori, ma anche e soprattutto tutta l'amministrazione e i colleghi che ci hanno aiutato nella gestione di questi progetti che sono particolarmente onerosi e complessi, ma che sono sicuro che ci porteranno a un futuro molto più efficiente. Eh, abbiamo avuto come dicevo, tante iniziative anche di diffusione della scienza, per esempio legate a iniziative come Un tesoro di scienza a giugno, dentro scienze estate, piuttosto che la mostra sulle tecnologie quantistiche. Abbiamo, eh, ci siamo dati a grandi eh, iniziative di sperimentazione eh, anche legate alle aziende, per esempio con la Casa delle Tecnologie di Prisma, Prisma di Trato e con Matera. Eh, e abbiamo partecipato, come vi dicevo, agli eventi del, del centenario. Mm, non sto a ricordare i risultati di ricerca, perché questi sono ovviamente nella nostra missione, quindi mi sono concentrato più sugli aspetti legati alla diffusione della ricerca. Ma a proposito di grandi eh, riconoscimenti dell'Istituto. Eh, una delle, delle cose più importanti di quest'anno eh, per i fisici è sempre forse l'appuntamento la, più importante dell'anno è il premio Nobel il premio Nobel per la fisica che eh, quest'anno è andato a eh, tre ricercatori eh, per eh, eh, Pier Agostini, Ferenc Krauss e Anne Julier eh, per lo sviluppo di eh, impulsi Uh, ultra corti di luce. E, eh, la cosa che eh, ci fa, uh, ci rende particolarmente orgogliosi è non solo che su questo argomento di ricerca abbiamo delle importanti iniziative, eh, diciamo, uh, attività dell'istituto ma anche che nella uh, motivazione del, del premio Nobel appare il nostro uh, Marco Bellini che eh, sarà infatti uno dei primi a parlare, anzi il primo a parlare nella, nella, nella lecture di oggi e ci racconterà come si eh, riesce a raggiungere, si riescono a raggiungere questi impulsi incredibilmente corti e che cosa ci si può fare. Fra le tante iniziative del PNRR eh, li, in cui l'Istituto li, li, è coinvolto, eh, ce ne sono di, di molto diversificate e eh, Camilla Baratto e Andrea Ponzoni ci racconteranno eh, di un'iniziativa che apparentemente non sembra avere a che fare con l'ottica, ma che invece, eh, come ci spiegheranno loro, ha molto a che fare con eh, i sensori che il nostro istituto riesce a sviluppare, ovvero eh, come si può monitorare la salute delle piante. E a proposito di riuscire a vedere o non vedere le cose, eh, poi avremo Maia Colautti che ci aiuterà a capire come si fa a afferrare l'invisibile. Con questo eh... Io adesso lascio la parola a uh, Elisabetta Baldanzi, che uh, farà da moderatore delle nostre lezioni. E ci risentiamo uh, dopo. A presto grazie, grazie Francesco, benvenute, benvenuti a tutti da parte anche mia e di, da parte di tutto il network outreach del Ino. Eh, introduco subito gli interventi che ci saranno che sono in programma. Prima di farlo, però ricordo che appunto l'evento la Christmas, Christmas Lecture si svolge eh, online. Quindi è possibile accedere attraverso la piattaforma Zoom e il canale YouTube del CNR no? e questo ci dà l'opportunità di, di fare un evento il più possibile interattivo. Quindi è possibile, eh, per chi è connesso, fare domande, eh, chiedere scrivere commenti chiedere approfondimenti eh, correlati appunto agli interventi che ci saranno anzi il mio invito è proprio questo quello di scrivere il più possibile e rendere interattivo questo nostro incontro e, a seguito degli interventi infatti dedicheremo qualche minuto proprio alle vo ai vostri interventi alle vostre domande alessandro alessandro farini eh, modererà eh, questa parte e quindi appunto eh vogliamo ci, ci farebbe piacere che ci fosse un dibattito il più possibile acceso sugli argomenti che saranno presentati. Questo evento è stato diffuso non solo all'interno degli enti di ricerca delle università, ma anche nelle scuole, nelle scuole. quindi è possibile che siano collegate studentesse e studenti e quindi il mio invito è anche a loro proprio di eh, scrivere eventuali domande o richieste di approfondimento o commenti a quello che viene detto. Allora, comincio subito quindi a introdurre il primo intervento, è quello, come ha detto eh, il direttore di Marco Bellini, Marco è un fisico, lavora presso la sede di Sesto Fiorentino eh, del CNRino. lui si occupa di ottica quantistica e di ottica altamente non lineare. Eh, cosa sono questi argomenti, ce lo presenterà lui adesso, lui parlerà anche di attosecondi, questa è una parola che è stata molto usata in questi ultimi mesi proprio perché è correlata al premio Nobel della fisica di quest'anno del 2023, e eh, come è stato appena detto, possiamo dire che eh, parte degli studi che hanno poi portato a questo prestigioso riconoscimento ai ricercatori che sono stati premiati parte proprio da Arceti, grazie agli esperimenti che Marco ha fatto insieme a, a praticamente ai ricercatori che sono stati coinvolti. Quindi lascio a lui la parola, lo ringrazio e appunto. A fine del suo intervento commenteremo grazie ai vostri feedback quello che è stato detto. Grazie Marco. Bene, grazie mille Elisabetta. Vediamo se eh, mi sentite, immagino, sì. Ok, allora cercherò di condividere il mio schermo e di partire. Ok. Perfetto, allora. Ok, spero che riusciate a vedere lo schermo. Sì, vediamo. Ok, funziona, perfetto. Allora, uh, salve a tutti, buongiorno, grazie Elisabetta, grazie Francesco. Uh, io sono Marco Bellini, vi parlerò di, diciamo, il titolo del mio intervento è Luce Fantastica e Come Produrla. Cioè, vi parlerò degli impulsi laser agli 8 secondi, che sono gli, gli eventi più brevi mai creati dall'uomo. Allora, come hanno già detto uh, i precedenti. Ah, andiamo bene che allora. Ok, sì. Eh, come non ci ha detto sia Francesco che Elisabetta, allora, eh, il premio Nobel in fisica del 2023 di quest'anno è stato assegnato a Piero Agostini, a questi tre personaggi: Piero Agostini, Ferenc, Caos e Anne Angelé, e la motivazione è stata quella dell'aver realizzato uh, dei metodi sperimentali che generano impulsi di luce della durata di 8 secondi per lo studio delle dinamiche elettroniche nella materia. Allora, quello che cercherò di fare in questi 15-20 minuti che, che ho a disposizione è di raccontarvi un po' meglio che cosa sono gli 8 secondi, come si producono e soprattutto a cosa servono, e perché appunto alla fine eh, sono valsi il premio Nobel a questi tre scienziati, allora eh, supponiamo che vogliate misurare qualcosa, un evento eh, molto breve o qualcosa che si muove molto velocemente. Diciamo, una persona che cammina, eh, e che gli vogliate fare una foto. Uh, diciamo, una persona che cammina a un passo normale viaggia a circa 4 km all'ora, che corrispondono a circa un metro al secondo. Per cui, se volete evitare che la foto venga mossa, diciamo che non volete che, 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 che la persona si sposti di più di un millimetro diciamo, nel tempo uh, che fate la foto. Uh, per, per, non, per non avere una foto mossa, appunto, eh, dovete fare in modo che l'otturatore della vostra macchina fotografica, diciamo, si apra e chiuda in meno di un millisecondo circa, che è un millesimo, appunto, di un, uh, di un secondo. E fin qui è tutto abbastanza semplice. Supponiamo che invece vogliate fare una foto a Usain Bolt, che è il primatista mondiale dei 100 metri e che essenzialmente la persona più veloce al mondo, la sua veloce, velocità di picco raggiunge circa 45 km all'ora, che corrispondono a circa 12 metri al secondo. In questo caso, per evitare di fare una fotomossa, cioè per evitare che durante l'apertura dell'otturatore dell della vostra macchina fotografica si sposti di più di un millimetro, diciamo, allora dovrete avere un tempo di apertura del, dell'otturatore minore dei 100 microsecondi. E qui già andiamo una cosa un po' più complicata, i microsecondi sono milionesimi di secondo e diciamo con macchine particolarmente evolute riuscite a farlo. Se volete fare la foto a un razzo che si muove nello spazio a 40.000 km all'ora, allora andiamo a tre ordini di grandezza, cioè mille volte la velocità diciamo di un 6 volt e avete bisogno di qualcosa, di un otturatore o di qualcosa, eh, qualche meccanismo elettronico che abbia un'apertura di minore di 100 nanosecondi, dove un nanosecondo a questo punto è un uh, miliardesimo di secondo. E diciamo che anche questa cosa con uh, elettronica particolarmente veloce è possibile. Se volessimo fare, misurare, uh, diciamo fare una foto di qualcosa che si muove ancora più velocemente, allora diciamo, una macchina fotografica non è, più la cosa, mh, non è più la cosa più adatta e dovremmo utilizzare qualcosa di diverso. Supponiamo che vogliate misurare... Volete fare una foto a una molecola in rotazione? Allora, diciamo, c'è un, una gamma enorme di, di, di tempi in gioco, però un, un numero tipico per i tempi di, in cui una molecola fa una rotazione completa è dell'ordine del picosecondo. In questo caso sono anche mille, eh, mille volte ancora più breve del, dell'intervallo di del tempo precedente eh, e il picosecondo a questo punto è un milionesimo di milionesimo di secondo. Come dicevo, una macchina fotografica a questo punto non è più uh, la cosa migliore per fare uh, una foto di questo sistema, e si deve utilizzare, per esempio, un laser. Un laser che produce impulsi corti, e fare impulsi da un picco secondo è una cosa abbastanza semplice adesso, uh, che, che permettono, diciamo, di congelare il moto di questa molecola e quindi di uh, poterlo registrare e seguire nel tempo. Andando a che si muovono ancora più velocemente possiamo considerare invece la vibrazione di una molecola uh, quindi diciamo il moto di oscillazione dei due atomi che sono legati insieme da, appunto all'interno di una molecola in questo caso anche qui dipende dal tipo di atomi coinvolti ma tempi tipici per una vibrazione molecolare sono nell'ordine del femtosecondo e siamo ancora mille volte più, più rapidi allora un femtosecondo è una durata di un milionesimo di miliardesimo secondo e uh, fare misure, Diciamo, della, della vibrazione delle, di una molecola in tempo reale è una cosa abbastanza complicata e tanto è vero che eh, è valsa praticamente il premio Nobel per la Chimica del 1999 a Ahmed Zewail eh, che, diciamo, grazie appunto a impulsi laser eh, estremamente brevi dell'ordine del secondo, è riuscito a seguire proprio il movimento di oscillazione degli atomi all'interno di una molecola ed è nata la branca, diciamo, della chimica e fisica nuova detta praticamente fentochimica. Se vogliamo andare ancora a qualcosa di più veloce abbiamo bisogno di qualcosa di ancora più leggero che possa muoversi a questa velocità e questo è il caso per esempio dell'elettrone, di un motore di un elettrone attorno al, proprio, al nucleo del proprio atomo. In questo caso i tempi in gioco sono ancora più brevi perché l'elettrone è molto più uh, leggero di, una, di un atomo e i tempi tipici diciamo, per eh, essenzialmente l'orbita di un elettrone intorno al proprio, al proprio nucleo atomico, sono nell'ordine degli atto secondi, e finalmente arriviamo a questi atto secondi. A questo punto eh, gli atto secondi sono miliardesimi di miliardesimi di secondo, ed è appunto la generazione di impulsi agli atto secondi che è valso il premio Nobel per la Fisica del 2023 e che ha fatto essenzialmente nascere una nuova branca della Fisica che è detta atto fisico. Allora... Per avere un'idea di quanto dura un ottosecondo, vi faccio vedere questa, questa specie di scala temporale. Eh, al centro c'è un secondo, che è un tempo diciamo, tipico per esempio di una frequenza cardiaca umana, eh, un battito al secondo, e se vogliamo fare, avere un'idea per esempio del tempo eh, corrispondente a un picosecondo, che è quello di una rotazione di una molecola, eh, allora, un picosecondo, essenzialmente in un secondo, nel tempo di un battito cardiaco, ci sono tante rotazioni di una molecola, quanti battiti eh, cardiaci ci potrebbero esserci stati da, essenzialmente dall'apparizione dell'uomo sulla Terra ad oggi. Ok? E questo dà un'idea di quanto, quanto piccolo già sia un picosecondo. Se andiamo al femtosecondo, la corrispondenza è con praticamente eh, un picosecondo tempo secondo, insomma, una durata d'oscillazione, un una vibrazione di una molecola, essenzialmente, ci sono state tante, ci sono tante vibrazioni di una molecola in un secondo, quanti secondi ci sono, sono passati essenzialmente dall'apparizione della vita sulla Terra. E se vogliamo arrivare agli atto secondi, il paragone è ancora più eh, eclatante, ci, perché un atto secondo sta a un secondo come un secondo sta essenzialmente praticamente all'età dell'universo. Quindi eh, in un secondo ci sono tanti attosecondi, quanti secondi sono passati dal Big Bang ad oggi? Quindi è una, un intervallo di tempo davvero piccolissimo. E tanto per dare un'altra idea mh, di quanto sia breve, eh, è facile fare il conto e capire quanto, per esempio, la luce, che è la cosa che, più, che si muove più velocemente, è la cosa che eh, si muove più velocemente sa, al mondo quanto spazio percorre la luce in un atto secondo. Basta moltiplicare la velocità della luce per l'atto secondo, per 10 alla meno 18 secondi, e il risultato sono 3 per 10 alla meno 10 metri, cioè 0,3 angstrom. Cioè la luce in un atto secondo non fa in tempo neanche ad attraversare, diciamo, uh, lo spessore di un atomo, ok? Allora, come si producono degli impulsi di luce all'atto secondo? Allora finché eh, lavoriamo con i femtosecondi, quindi con eh, durate un po' più lunghe, milionesimi di miliardesimi di secondo, questi possono essere generati, ci sono tecniche negli ultimi 50 anni da quando, eh, più di 50 anni da quando esiste il laser, eh, mm. diciamo siamo riusciti a, a inventare tecnologie che generassero impulsi di questa durata, ok? Tant'è che, eh, per esempio, il Premio Nobel per la Fisica del 2018 è stato assegnato a questi due signori, Gerard Moreau e Donna Streichland, proprio per eh, l'invenzione, diciamo, di tecniche per generare impulsi così brevi e di alta intensità. Quindi, se, finché vogliamo misurare, per esempio, le vibrazioni delle molecole, allora è possibile farlo con impulsi al fentosecondo, di luce visibile, essenzialmente. Però ci accorgiamo subito che la luce visibile non è adatta per fare misure agli attosecondi, in quanto la luce visibile, supponiamo che abbia una lunghezza d'onda. Diciamo di un micron per fare i conti in modo semplice, allora il periodo dell'oscillazione del campo elettromagnetico mh, per la luce visibile è dell'ordine, anche qui si deve dividere la lunghezza d'onda per la velocità della luce, e si trova che il periodo di questa oscillazione è dell'ordine di 300 secondi. Per cui la luce visibile non basta, se vogliamo fare, avere un impulso uh, che dura. 8 secondi, cioè non, non è neanche un, un singolo ciclo ottico del, di oscillazione della luce visibile. Quindi quello che dobbiamo fare è trovare qualcosa luce a frequenze più alte, e per esempio, luce nell'estremo ultravioletto o nei raggi X. Come si fa a generare luce nell'estremo ultravioletto o nei raggi X? Allora, eh, per questo possiamo ispirarci a quello che succede, per esempio, in, una, in uno strumento a corda, mettiamo una chitarra. Che eh, quando, viene, quando la corda viene pizzicata, non vibra soltanto alla propria, si dice, frequenza fondamentale in cui essenzialmente oscilla tenendo fermi diciamo, il punto iniziale e il punto finale, eh, oscilla con ampiezza massima al centro. Però eh, oltre a questo modo, diciamo, che fondamentale, la frequenza fondamentale, ci sono anche dei, delle frequenze armoniche, cioè la, la corda vibra contemporaneamente a frequenza doppia, tripla, quadrupla e così via. E sono proprio queste, queste armoniche. E danno poi il timbro proprio uh, al suono, il timbro specifico al suono dello strumento. Allora, una cosa analoga a quello che avviene in, in acustica, avviene anche in ottica con la luce. E questo è il, diciamo il primo contributo di Anne Lugier, che è una delle vincitrici del premio Nobel di quest'anno. Uh, è stato proprio l'aver realizzato un esperimento nel 1987, che ha dimostrato che una cosa del genere succede anche con la luce in una particolare configurazione cioè eh, essenzialmente facendo interagire degli impulsi laser corti e intensi, però nel, nel visibile o nell'infrarosso con una certa frequenza, eh, facendo interagire questi impulsi con gli atomi di un getto, di un fascio di gas nobile. Allora, in modo, in modo abbastanza sorprendente, quello che, che osservarono nel 1987 fu che all'uscita di questa zona di interazione, oltre alla frequenza fondamentale, cioè alla luce infrarossa che veniva eh, mandata su questi atomi, Presente anche, era presente anche luce cioè, a frequenze eh, multiple della frequenza, quella, della fre frequenza di partenza, eh, in particolare frequenze dis multipli dispari della frequenza di partenza, e questo è, per esempio, fa vedere che, come, oltre alla frequenza frequen eh, omega, essenzialmente, di partenza, nel rosso, c'è cioè la terza armonica, quinta, settima e così via, fino addirittura alla trentunesima armonica. Quindi, eh, grazie a questa interazione, Molto intensa tra, tra luce laser e atomi eh, di un gas nobile, era, produrre, era possibile produrre eh, armoniche di ordine elevato, si chiamano così del laser. E quindi, in teoria, partendo dal laser infrarosso, si possono ottenere impulsi nel sistema ultravioleto nei raggi X. Allora, vediamo un po' più in dettaglio cosa succede durante questa interazione tra gli atomi e il campo elettromagnetico di un laser. Allora, se il laser è abbastanza intenso, allora mh, Consideriamo un, un singolo atomo di questo oggetto di gas, un eh, oggetto atomico di gas all'interno della zona di interazione. Allora, finché il laser non è, no, non è presente, allora gli elettroni se ne stanno vicini al loro, al loro nucleo, all'interno di ogni atomo, e all'interno del loro buco di, di potenziale, oscillano lì vicino e non si allontanano. Quando arriva la luce laser, se l'impulso laser è abbastanza intenso, il campo elettrico elettromagnetico legato al, alla luce del laser è così intenso che può diciamo, piegare questo, il potenziale eh, che tiene legato l'elettrone al suo atomo e a un certo punto lo può piegare tanto che gli elettroni essenzialmente vengono strappati agli atomi e vengono lanciati nel, nel vuoto. Eh, essendo un'onda elettromagnetica che comunque inverte la direzione con, con il periodo appunto, della, della luce, eh, dopo un certo periodo però il, cam il campo elettrico cambia segno, e essenzialmente riaccelera l'elettrone verso uh, il nucleo di partenza. E a un certo punto l'elettrone può ricombinarsi col nucleo che da cui era scappato. E in questa ricombinazione può essenzialmente emettere tutta l'energia che ha accumulato oscillando nel campo elettrico, quindi essenzialmente energia cinetica, l'elettrone è stato accelerato nel campo elettrico del laser, poi è stato risparato sul, sul nucleo atomico con un'energia cinetica molto maggiore, e questa energia cinetica può essere convertita essenzialmente in luce, in fotoni armonici essenzialmente, quindi la luce ha frequenze multiple di quella della luce di partenza. Questo è un filmatino fatto da me vent'anni fa, quindi la tecnologia cioè, non, è, non è granché però eh, dà un'idea di, di quello che succede all'elettrone nel campo elettrico di un laser, a un certo punto viene ionizzato e poi quando il campo elettrico cambia segno può essere rispedito eh, verso il nucleo da cui è stato strappato e ricombinarsi. Eh, quindi che, questo tipo di processo succede in realtà due volte per ogni ciclottico, sia diciamo, su un picco positivo del campo elettrico del laser sia sul picco negativo. E quindi uno potrebbe aspettarsi che. Tutte le volte, diciamo, che, che a ogni ciclo ottico venga emesso un breve flash di luce ultravioletta, ogni appunto ogni mezzo ciclo ottico. Okay? E quindi uno potrebbe già pensare che un, questo tipo di processo emetta essenzialmente dei treni di impulsi di durata molto più breve di quella di un ciclo ottico della luce diciamo visibile o infrarossa di partenza. Uh, Ecco sì, se uno va diciamo, a studiare un po' più in dettaglio quello che succede a questi elettroni quando vengono eh, strappati dal proprio atomo, supponiamo che questa blu sia il campo elettrico del laser che, che sta incendendo sull'atomo, allora gli elettroni fan, diciamo, hanno destini diversi a seconda del momento in cui vengono strappati. Eh, guardiamo soltanto questo primo mezzo ciclottico, soltanto questa parte qua. Eh, se l'elettrone diciamo, viene strappato dall'atomo, mentre il campo sta crescendo, cioè in questa prima mezza parte qua, allora seguirà una di queste tra traiettorie rosse e quindi verrà mh, allontanato in modo, diciamo, irrimedi irrimediabile dal dall'atomo di partenza, e quindi non contribuirà alla generazione di armoniche. Invece contribuiranno alla generazione di armoniche soltanto quelli che vengono, soltanto gli elettroni che vengono emessi eh, in questa fase qua, nella fase discendente del campo. E... Eh... Questi elettroni potranno fare varie, a seconda del momento in cui sono stati eh, emessi, possono fare varie traiettorie lontano dall'atomo, quindi si possono allontanare per un po' e quando il campo del laser cambia, cambia verso, possono essere riaccelerate e ricombinarsi a, diciamo, in tempi più o meno lunghi. Quelli che vengono emessi abbastanza tardi, tipo qua, passano pochissimo tempo nel, nel vuoto lontano dall'atomo e si ricombinano velocemente, quelli che vengono messi abbastanza presto passano molto tempo nel vuoto prima di ricombinarsi. Uh, quindi, mh, se uno fa i conti un po' più accurati di questi, quello che trova è che si aspetta, invece di trovarsi un solo flash, diciamo, di luce ogni mezzo ottico, perché poi queste cose appunto si ripete anche in questa fase qua, in questa e così via, uh, si trova, trova che ci sono molti contributi all'interno di ogni mezzo ottico. per cui quello che viene messo non è un treno di impulsi ma una cosa abbastanza più complicata. E qui vi faccio vedere. So, Spero che lo sentiate. Questa è la voce di Anne Jolie, qualche giorno fa, alla complex, presentazione del Nobel di Stoccolma. Now we could uh, actually verify okay. the existence of these, uh, in the laboratory. Uh, experiment performed in 1998, and you have uh, some of the participants here, Gorder, who is in the audience, Ted Hensch, Marco Bellini, and others. And uh, what we did in this experiment was to look. So when you look at the possible trajectory, so, okay. in 19. E vabbè, qui sta descrivendo And un uh, esperimento che facevamo, appunto nel 1997 insieme al suo gruppo, e ve lo racconto un po' più in dettaglio qui. Quindi quello che, che facemmo a Firenze, appunto, nel 1997 dal CERI, fu un esperimento di questo tipo: cioè, invece di generare un singolo impulso uh, armonico con un singolo impulso laser, ne generavamo due a partire da due impulsi laser che erano fra di loro coerenti. Eh, cosa vuol dire? Che questi due impulsi laser di partenza, se sovrapposti, generavano le frange di interferenza. E la domanda a quell'epoca era di capire se eh, durante il processo di generazione di armonica anche due impulsi armonici avrebbero generato frange di interferenza. Eh, questo è uno schema dell'esperimento, de de dell quindi c'erano questi due impulsi di pompa che venivano inviati su questo jet, eh, questo fascio, di atomi di gas nobile, che era argono in quel periodo, e, quello, e cercavamo di andare a vedere queste frange di interferenza, che effettivamente eh, vediamo subito in modo abbastanza ben chiaro, e sono queste, queste strisce qua. Eh, la cosa interessante è che, poi, quando eh, variando il tempo, il ritardo tra questi due impulsi, le frange eh, essenzialmente scomparivano nella zona esterna del, di questo. Fascio di, di luce esterno oltrepredto generata, mentre erano ancora presenti nella zona interna. Quindi eh, essenzialmente eh, con questo tipo di esperimento riuscimmo, a, per la prima volta, a, a, a vedere eh, effettivamente il contributo di due traiettorie principali alla generazione di armoniche. Appunto, un contributo di una traiettoria corta, che era quella, diciamo, della zona centrale. Che veniva, diciamo, passando poco tempo lontano dal, dall'atomo, veniva poco distorta, diciamo, da, da, dalle interazioni con l'ambiente, diciamo così, e che quindi era abbastanza ben collimato, era un fascetto molto sottile, come vedete da questa parte centrale, molto ben definita, e che aveva, mh, diciamo, riusciva a mantenere questa coerenza anche per tempi, per ritardi abbastanza lunghi, e una parte esterna, che è questa, questo allone diffuso esterno, che era dovuto, diciamo, invece alla. Armoniche, alle armoniche generate da questa traiettoria degli, lunga degli elettroni, che invece passando più tempo lontano dall'atomo era più perturbata e quindi appunto veniva mh, dispersa di più spazialmente e aveva delle proprietà diciamo anche temporali diverse per cui le, queste frange di interferenza scomparivano presto. Questo esperimento quindi appunto permise per la prima volta di, di, di distinguere queste due traiettorie diverse che erano responsabili della generazione di armoniche. Eh, questo è l'articolo uscito da quel tempo, e ehm, forse non l'avete sentito, ma, nella ma nel, nel discorso di Anne Juliet a Stoccolma dieci giorni fa, eh, dice che l'esperimento è stato fatto a Lund, cosa <ride> qui, eh, in realtà l'esperimento fu fatto appunto a Lens, sulla collina di Arceli. Eh, poi ne seguirono altri a Lund che facemmo insieme, ma il primo esperimento in cui vedemo per la prima volta questo, questo tipo di effetto fu fatto appunto a Firenze. Eh, quindi a questo punto uh, abbiamo gli ingredienti per generare un treno di impulsi alle 8 secondi. E questo, questo è, il, discor uh, è il, il discorso invece del secondo premio Nobel, Piero uh, Agostini. Really uh, come fare a generare with, appunto uh, un, impulso, uh, un treno di impulsi alle 8 secondi? Abbiamo detto che ci sono queste varie traiettorie possibili per selezionare soltanto... Un, diciamo, un, uh, cheaper, un treno di you know, impulso da secondi pulito, essenzialmente eliminare, soltanto, eliminare le uh, traiettorie so che davano contributi, that, diciamo, rumorosi. La cosa è molto semplice, effettivamente quello che fece Agostini nel 2001 fu essenzialmente the, the uh, vediamo un po' se lo rivediamo, essenzialmente selezionare soltanto, mettere un diaframma che praticamente selezionava soltanto la parte interna di questa emissione di armoniche di ordine elevato. Quindi semplicemente andando a, a selezionare il contributo delle traiettorie corte, diciamo, degli elettroni, eh, praticamente fu possibile nel 2001, mh, ci riuscì appunto Agostini, eh, fu possibile generare un treno di, di impulsi alle 8 secondi, quindi impulsi estremamente brevi, della durata di 258 secondi, che si ripetono appunto due volte, cioè una volta per ogni mezzo ciclottico laser di partenza. Il ciclottico, qui c'è cioè un massimo, minimo, e quindi di nuovo un massimo, quindi un ciclottico è questa durata qua, e all'interno del ciclo ottico ci sono appunto due di questi impulsi agli 8 secondi. Ok? Uh, come fare? Uh, allora, avere un treno di impulsi agli 8 secondi può essere utile, ma non è utilissimo, perché idealmente uno vorrebbe avere un singolo impulso, un singolo flash isolato, uh, per, uh, per poi utilizzarlo per fare misure di vario tipo. Quindi, eh, usando un impulso partendo da laser mh, abbastanza lunghi, che hanno molti cicli ottici eh, all'interno della, della loro durata, inevitabilmente quello che ottiene uno è un treno di impulsi di 8 secondi. Come fare a generare un solo impulso di 8 secondi? La cosa più semplice, almeno in teoria, è partire da un impulso, di un impulso laser di partenza sufficientemente breve. E quindi. Essenzialmente, quello che ha fatto Ferenc Krauss che è il terzo uh, vincitore del Nobel di quest'anno, è quello di uh, sviluppare uh, un sistema. Questo è stato fatto a, 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 in collaborazione con uh, ricercatori, altri ricercatori italiani del, uh, del Politecnico di Milano, il gruppo di Orazio Svelto, um, Sandro Silvestri e Mauro Nisoli. Uh, ha sviluppato una tecnica per generare impulsi laser di partenza estremamente brevi, davvero di pochi cicli ottici. In questo modo praticamente soltanto eh, questo, questa oscillazione centrale del campo elettromagnetico ha un'intensità sufficiente per strappare gli elettroni dall'atomo eh, di gas nobile che genera, armoni, che genera armoniche e quindi essenzialmente l'emissione è soltanto eh, un, un unico flash della durata di 8 secondi per... Eh, per ogni impulso di laser eh, mandato su questi atomi. Eh, per ottenere questo risultato, un'altra diciamo, cosa fondamentale è stata è legata al Premio Nobel per la Fisica del 2005, anche questo, diciamo, che ha le sue origini sul Colle di Arcechi, quello dato al professore professor Theodore Ensch di Monaco, eh, che ha permesso, diciamo, di generare, oltre agli impulsi, mh, cos, impulsi di partenza, diciamo, così corti, anche impulsi perfettamente riproducibili, che, Diciamo, eh, in cui il massimo, per esempio, del campo elettrico fosse eh, esattamente sempre al centro: diciamo, del, della forma dell'impulso. Okay? Allora, grazie a questo tipo di impulsi, eh, semplicemente avendo ridotto la durata temporale dell'impulso di pompa, è stato possibile generare singoli impulsi di alto secondi, e questo è eh, nello stesso anno, nel 2001. Il risultato pubblicato dal gruppo di Friends Scouts in cui è stata dimostrata la generazione di un singolo impulso isolato uh, agli 8 secondi. Ok, questa è la storia più o meno della generazione degli impulsi agli 8 secondi. Cosa fare di questi impulsi? Uh, come dicevo appunto, questi impulsi hanno una durata tipica, uh, hanno una durata che è quella tipica essenzialmente del moto degli elettroni in atomi e molecole, per cui i primi studi sono stati appunto studiare il moto degli elettroni in atomi e molecole, per esempio il processo della fotoionizzazione che è semplicemente studiare quanto tempo ci mette un, un elettrone a essere strappato dal proprio atomo quando viene investito dalla luce. Oppure studiare come eh, la carica, la carica elettronica, si ridistribuisce eh, quando una molecola cambia conformazione, oppure quando una molecola viene ionizzata, e così via. Una cosa particolarmente interessante è quella che mi porta all'ultimo filmato, che vi farò vedere adesso, quello dell'intervento di Ferenc Krauss a, a, al Nobel. È che eh, avere diciamo impulsi eh, così brevi della durata degli 8 secondi, eh, che sono quindi a questo punto molto più brevi del, di un impulso laser standard, permette di usare questi impulsi ultra brevi per andare proprio a sondare, a, se a seguire l'evoluzione del campo elettrico di un impulso di luce. Quindi quello che uno può fare è essenzialmente prendere un impulso agli 8 secondi e fare una scansione eh, della durata della. Del, tempo, del ritardo relativo tra questo impulso e un impulso laser, per esempio visibile, e quindi andare per esempio a ricostruire con una tecnica abbastanza complicata che non vi racconterò, per esempio andare a ricostruire esattamente eh, le oscillazioni del campo elettrico di un, di un impulso di luce laser. E questa diciamo è la prima eh, ricostruzione, esattamente una pr prima misura del, dell'oscillazione del campo elettrico di un, uh, di un impulso laser di pochi 30 secondi ottenuto per esempio anche questo dal gruppo di Ferenc nel 2004. Eh, cosa si può fare con questo tipo di, eh, di possibilità di tecnologia adesso? E questo appunto è, il, è quello che dice Ferenc Krauss a proposito. ...human blood plasma, I should say, to a single cycle infrared laser pulse, which coherently excites... Molecular vibrations within its spectral band. The vibrating molecules in turn radiate coherent infrared waves in the wake of the excitation. The signal... Allora ve lo, ve lo riassumo velocemente. Quello che uno può fare è, per esempio, partire da un impulso laser ultracorto e mandarlo su un campione, per esempio biologico, in questo caso plasma, uh, plasma di sangue umano, uh, e andare a studiare come uh, le varie molecole che compongono il plasma, eh, rispondono nel tempo all'eccitazione dovuta al campo, all'impulso laser. Eh, L'impulso laser di partenza mette essenzialmente in vibrazione, eh, in rotazione queste le molecole e queste poi dopo riemettono luce eh, con un certo ritardo e grazie al fatto di avere degli attosecondi impulsi degli atto secondi che possono andare a sondare eh, in modo fine questo tipo di risposta, è possibile passo un po' avanti è possibile utilizzare questo appunto è un impulso agli otto secondi che sta eh, sondando il campo elettrico riemesso dal, dal campione biologico uh, vediamo dove appare ecco qui per esempio quindi quello che è possibile fare è andare a studiare a fare un confronto tra, il, tra la risposta diciamo delle molecole biologiche di, un, di, di campioni sani, che è quella essenzialmente blu, e quella di, 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 di pazienti che in questo caso avevano pazienti di tumore al, al polmone, e vedere appunto eh, direttamente, diciamo, sul, eh, seguendo il profilo del campo elettrico ri, riemesso da, 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 dalle molecole presenti nel, nel plasma, andare a vedere questa differenza. La blu è quella dei pazienti sani, la rossa è quella dei pazienti malati, e individuare in modo, eh, diciamo, abbastanza accurato i marker del, per esempio, della malattia. Va bene, eh, direi che con questo più o meno eh, ho concluso. Eh, spero di avervi dato un'idea un di, di che cosa sono gli attosecondi, di come si producono e di a cosa possono servire. Eh, e quindi non mi resta che se se avete domande potete farmele subito oppure anche contattarmi, qui c'è cioè l'email, c'è cioè il sito web. E quindi concludo facendo, ringraziandovi a tutti per l'attenzione e soprattutto facendovi gli auguri di bellissimi 31.560.000 miliardi di miliardi di attosecondi eh, per il prossimo anno, appunto. <ride> Grazie a tutti. Yeah, yeah. Grazie Marco. Allora, eh, intanto ti ringraziamo, poi eh, abbiamo visto appunto come per Marco è la seconda volta che compare nelle motivazioni di un Nobel, quindi insomma eh, una volta è un caso, due volte comincia a essere una coincidenza abbastanza netta. Però parto subito con una domanda che fa un collega, David Mazzotti, qui. Una okay. domanda la domanda è come mai attraverso questo processo si generano solo armoniche dispari? Ok, uh, questo è dovuto alla diciamo. La spiegazione uh, è dovuto alla simmetria del, del mezzo, diciamo, con, che, che, che interagisce con, uh, con la luce, essendo appunto sì. Vedete ancora la, le mie slide? Allora fammi ah, vedere perché eh, per controllare so. le domande. Sì, lo ti lo confermo. Sì, vediamo. Ok, Perfetto. ok. Eh, perché essenzialmente, appunto, eh, il, gli atomi sono, sono simmetrici, per cui generano eh, sono invarianti per rotazione, per cui generano eh, armoniche sia quando il campo elettrico di pompa eh, durante il semiciclo positivo e il semiciclo negativo, eh, diciamo, temporalmente, come vi dicevo, vengono. Vengono generati appunto impulsi, due, un, due impulsi per ogni ciclo ottico, eh, il che vuol dire che, eh, insomma, facendo la trasformata di Fourier, vuol dire che, il, che lo spettro è composto di picchi di frequenza separati da due omega, e partendo dalla fondamentale, il, pro, il successivo è il 3 omega, poi il 5 omega, poi il 7 omega, e così via, quindi solo, solo armoniche dispari, ed è essenzialmente dovuto alla simmetria, all'istropia del, del mezzo. Grazie Marco. Poi c'è un'altra domanda, e probabilmente invece meno di una tecnica, ma forse di una studentessa delle superiori che scrive: Ma lei ha detto che l'elettrone gira velocissimo, perché i nostri docenti dicono che questa è una vecchia visione, che l'elettrone è una nuvola di probabilità. Non è che gira. Come spieghi questa cosa? Ah, è verissimo, è verissimo. <ride> è vero che non gira. Ho detto gira per, per, per fare eh, per dare una visione semplice. In realtà è vero, non gira, è una nuvola di probabilità, e eh, quando è nel, in una sovrapposizione di, di stato fondamentale, stato eccitato, essenzialmente eh, oscilla, diciamo, con delle frequenze che sono simili a quelle del, eh, della rotazione che, classica che vi dicevo. Poi c'è un'altra domanda, l'ultima per il momento, però invito chiunque a volesse farle a farle. Hai iniziato il discorso sulle foto, ma come fa un laser a fare una foto a tracciare il moto degli elettroni? Perché abbiamo l'idea del laser come un oggetto, una cosa che distrugge gli oggetti, non che serve per fotografare. Allora, per esempio, nel caso di, uh, beh, diciamo nel, nel caso per esempio del Nobel uh, a Zewail per la fentochimica. in questo eh... non ci hai messo bocca te. In questo non è un tuo <ride> come? Questo Nobel qui non... Ah, no, no, questo que qui non, <ride> no, non c'entro niente su questo. Eh, quello che il laser può fare è mettere in moto questa, uh, in moto questa vibrazione, dare il tempo di inizio della vibrazione, e con un secondo impulso al femtosecondo, per esempio, andare a so, spezzare la molecola. Uh, e L'efficienza con cui viene spezzata la molecola è diversa a seconda che, le che i due atomi della molecola si trovino vicini o lontani nel momento in cui arriva il secondo impulso. Quindi effettivamente gli impulsi, in questo caso almeno gli impulsi al fento secondo, spaccano la molecola, però spaccandola nel momento giusto riescono a, a, a ricostruire il, la posizione in cui si trovava la molecola quando è stata uh, distrutta e quindi a seguire essenzialmente l'oscillazione della molecola nel tempo. Grazie, Marco. Allora io ora cedo la parola a Elisabetta, però ricordando a tutti quelli che ci ascoltano che il mio professore Tito Arecchi, a cui recentemente è stato dedicato anche una bellissima conferenza ad Arcetri in occasione dei 90 anni della nascita, professore recentemente scomparso, diceva che non esistono domande stupide, esistono solo punti di vista diversi sulla realtà. Quindi aspetto domande sia tramite YouTube, sia per i colleghi collegati su Zoom tramite il domande e risposta. Prego, Elisabetta. Grazie ancora Marco. Grazie a voi. Grazie molte Alessandro, grazie Marco e complimenti per questo bellissimo intervento e per tutte le ricerche che ci hai presentato. Allora, io introduco subito il, il prossimo intervento, che è un intervento fatto a due voci, eh, fatto da Camilla Baratto e da Andrea Ponsoni. Eh, Camilla e Andrea sono eh, dei fisici che, del CNR INO che lavorano nella sede di Brescia e lavorano soprattutto su temi connessi alla spettroscopia e a sensori di gas. Quindi ci sarà un primo intervento di Camilla eh, che parlerà di come possibile fare l'impronta digitale di una molecola di una pianta attraverso la spettroscopia e come sia possibile poi elaborando questa informazione capire quali sono come una pianta può reagire a stress e a malattie. Eh, invece Andrea ci parlerà appunto dei sensori di gas, in particolar modo del naso elettronico, che già questo nome ci fa intuire che è una tecnologia eh, che permette di studiare sempre le piante e di capire appunto anche in questo caso come reagiscano eh, a livello olfattivo anche a eventuali virus o muffe che possono attaccarli. Eh, invito anch'io quindi a eh, praticamente interagire, praticamente a rendere questo incontro il più interattivo possibile, a condividere insieme tutte le informazioni e quindi attraverso le domande e risposte di Zoom o il canale YouTube eh, a esprimere i propri commenti e domande che saranno appunto a seguito dell'intervento approfondite. Prego, Camilla, e eh, grazie tante. Grazie Elisabetta dell'introduzione, dell adesso provo a condividervi la mia presentazione. condividi. Vedete la presentazione? Sì, la vediamo bene. Grazie. Benissimo, benissimo. Allora, ehm... Io oggi vi voglio parlare eh, dell'applicazione della spettroscopia Raman di cui mi occupo da tempo, oltre che di sensori di gas. Questo è un po' il mio background, e infatti Francesco si ricorda che eh, eh, mi occupo di sensori, è vero, ehm, però mi occupo di, di spettroscopia. In questo caso vi racconto come con la spettroscopia Raman io posso studiare eh, come stanno le piante. Eh, Nell'ambiente nell naturale, e in questo video, vi mostro ehm, quello che ho registrato in una passeggiata nel monte sopra casa mia, eh, vedete che le piante sono in equilibrio con l'ambiente che le circonda. In equilibrio vuol dire che eh, quello che ricevono dal cielo, cioè l'acqua e la luce, e eh, quello che gli sta intorno, cioè gli animali, i parassiti, sono in equilibrio per cui solo le piante che eh, Stando bene in quel luogo cresceranno. Eh, nella coltivazione eh, durante l'agricoltura non è così, eh, tanto è vero che eh, le piante che l'uomo va a coltivare vengono irrigate, viene dato il nutrimento, e soprattutto eh, viene combattuta la presenza di parassiti come il simpatico bruco che vedete nella foto. Ehm, che sta per Fare un suo, un suo pasto, ecco, l'agricoltore non è contento di questa cosa e eh, quindi cerca di modificare l'ambiente naturale eh, dando eh, degli antiparassitari, per esempio. Eh, tuttavia, ehm, lo scopo di un utilizzo dei sensori è quello di andare a eh, aiutare diciamo, l'agricoltore nel monitoraggio di eh, quello che viene. Eh, dato nella coltivazione cioè la risorsa idrica eh, perché la risorsa idrica quindi l'acqua che viene data alle coltivazioni ha un costo eh, il nutrimento che eh, nel caso delle piante non sarà certo biscotti e nutella ma eh, sarà per esempio fosforo tutti gli elementi vitali che eh, si sì, vanno dosati perché anche loro hanno un costo ma soprattutto ehm, se la pianta eh, ha troppo nutrimento attira molti più predatori e quindi è anche va dosato questo, questo nutrimento e i trattamenti fitosanitari. Adesso eh, recentemente abbiamo tutti sviluppato come comunità una sensibilità al fatto di dare meno trattamenti e quindi si cerca di eh, eh, adattare eh, l'utilizzo dei sensori che ormai sono... Ovunque sono nei nostri telefonini, sono eh, nelle nostre case, anche all'ambiente dell'agricoltura, in modo tale che tramite i sensori noi possiamo leggere, per esempio, l'umidità, per esempio, la temperatura. Queste sono cose facilissime da, da leggere, ma anche eh, eh, informazioni un pochino più complicate come quelle che sto studiando io. Per, ehm, diciamo, elaborare tutti i dati che vengono dai sensori, elaborarli in modo tale da. Eh, avere un um, elaborarli tramite computer e eh, elaborandoli tramite computer dare un supporto alle decisioni all'agricoltore. Ovviamente questo è interessante più per una grande azienda agricola che può permettersi di spendere dei soldi per eh, permettere queste eh, informazioni, ma eh, quello che viene riassunto in due parole agricoltura di precisione che adesso va parecchio di moda. Eh, per raccontarvi quello che eh, faccio io, eh, parto con una breve introduzione su cosa si intende con spettroscopia Raman e in particolare parto dal eh, introdurre che cos'è uno spettro. Lo spettro ovviamente non è quello che si vede eh, nell'immagine, ma è quello che eh, si intende quando la luce bianca, per esempio la luce solare, viene... Eh, separata nelle sue componenti colorate monocromatiche, cioè di un solo colore, e eh, in particolare questo viene fatto eh, tramite uno strumento che può essere un prisma eh, che va a separare la luce bianca in tutte le sue componenti colorate, dal, dal rosso al violetto nei colori dell'arcobaleno. Eh, il prisma può essere sostituito da quello che viene chiamato reticolo di diffrazione e utilizzando questi oggetti che vengono chiamati spettroscopi io riesco a analizzare la mia luce, da che colori è composta eh, e quanta luce eh, cade per ciascuno di questi colori rosso, giallo, verde e così via. E si ottiene quello che si chiama uno spettro. Lo spettro che eh, noi osserviamo anche con Raman è eh, tipicamente va dal, dal violetto, è uno spettro visibile, quindi va dal violetto al, al, all'infrarosso e anche al vicino infrarosso perché si utilizzano dei rivelatori al silicio che arrivano fino al, al vicino infrarosso. L'effetto Raman è, è stato... Eh, Scoperto per la prima volta da questo scienziato indiano Raman eh, nel 1928 e ha preso il Nobel nel 1930 per, questo, per questa scoperta. Le condizioni in cui lavorava Raman ovviamente non erano quelle in cui lavoriamo noi adesso, nel senso che non c'erano i laser, quindi aveva dovuto utilizzare la luce del sole, usare un filtro eh, per avere una luce monocromatica violetta, l'ha fatta passare in un liquido e si è accorto che aveva. Eh, due tipi di segnali dopo il liquido uno ancora la luce di partenza e un altro invece una luce di colore diverso per esempio nel verde che portava un'informazione che è stata chiamata scattering raman cioè la luce diffusa raman che era diversa dall'informazione della luce eh, di partenza che non porta nessuna informazione eh, questo effetto eh, è un effetto tuttavia molto piccolo perché pensate che il eh, lo scattering Raman, cioè la luce diffusa Raman, è un fotone, quindi un quanto di luce, contro un milione di fotoni, il, eh, la luce eh, del, che viene eh, diffusa la stessa lunghezza d'onda di quella di partenza, quindi nello stesso colore. Per cui è come se eh, voi pensaste di fare una, una fotografia. Eh, contro sole la vostra macchina fotografica viene accecata non potete farla e per cui per fare questa fotografia col mio strumento io devo eh, usare un filtro usando un filtro io non filtro solo la luce che mi dà fastidio filtro anche quella del segnale per questo è necessario aspettare eh, l'avvento del laser per poter fare questa misura in modo eh, diciamo con dei tempi eh, ragionevoli eh, Tanto è vero che si è dovuto aspettare fino al 1960 con lo sviluppo dei primi laser per, avere, eh, eh, per partire con l'utilizzo del, del Raman con, con i laser, perché il laser fornisce una luce monocromatica. Questa scala dei tempi eh, fa vedere quanto tempo è passato dal, dalla scoperta dell'effetto Raman fino a poi tutte le eh, innovazioni, quindi l'utilizzo del microscopio, eh, l'utilizzo dei detector come quelli che ci sono adesso nella nostra macchina fotografica, per cui la misura diventa eh, breve eh, e eh, fino a. A sistemi molto complicati di mapping e attualmente la cosa interessante è che la tecnologia è così sviluppata che esistono in commercio eh, con diversi prezzi, non particolarmente economici, ma comunque accessibili. Eh, degli strumenti che sono palmari possono essere portati in campo per fare le misure. Cosa misura eh, uno, con uno spettro Raman? Lo spettro Raman misura eh, la vibrazione delle molecole. La vibrazione delle molecole, in particolare, le molecole vibrano quando la luce, scusate, quando la luce va a eh, interagire con la molecola, la molecola vibra, in particolare in questo caso effettua una rotazione, e ehm emette un segnale che è quello che io leggo nel mio spettro che è qui riportato, in cui ogni picco è, è sintomatico, diciamo, può essere assegnato a una delle molecole. Eh, le molecole, in particolare nel caso del, dell'applicazione di questa tecnica sulle piante, ovviamente una, la tecnica è una tecnica eh, abbastanza universale, può essere applicata a solidi, a liquidi, eh, a gas con qualche condizione. Eh, nel caso delle piante mi permette di eh, analizzare le molecole di interesse per le piante, quindi la clorofilla, la lignina, i carotenoidi, la pectina e così via. Scusate, sono andata troppo avanti. Quindi, eh, quali sono a questo punto? Eh, è necessaria l'interazione con dei colleghi eh, che si occupano di fisiologia delle piante, che ci dicono. Ehm, quali sono le molecole eh, che eh, esistono nelle piante e quando queste vengono prodotte? Vengono prodotte dei metaboliti specializzati, cioè delle molecole che ehm, eh, sono collegate all'invecchiamento delle piante, alla crescita, all'interazione con i parassiti. Eh, per esempio quando eh, viene un bruco, si eh, mangia una foglia, cosa succede o quando eh, arriva troppa luce o troppa poca acqua. Quindi questi metaboliti specializzati, ad esempio i carotenoidi, ci possono dire se la pianta è in condizioni di stress, eh, vengono sviluppati quando è necessaria una fotoprotezione dal sole. Eh, è stato, eh, questa parte della fisiologia delle piante è molto studiata, ma ancora poco conosciuta. Recentemente sono eh, stati eh, mostrati da questi eh, ricercatori eh, che eh, quando un, um, un bruco proprio va a mordere le, le foglie di eh, una Arabidopsis, che è un parente della rucola, eh, si eh, osserva la trasmissione del segnale velocissima eh, all'interno delle foglie. Quindi, questo è il bruco che mangia e questa eh, luminosa, eh, è una molecola fluorescente con la quale la, eh, la foglia è stata marcata. Si fa vedere che le, le, le piante, appunto, hanno una variazione di queste molecole. Quindi, noi vogliamo andare con la spettroscopia Raman. A investigare tutto questo. Quindi cosa facciamo? Adesso arriviamo alla parte, diciamo, della della nostra tecnologia e è questo. Noi vogliamo fare uno screening preventivo delle piante, cioè anche il contadino è in grado di riconoscere se eh, la pianta malata ha dei sintomi come quelli mostrati in questa, in questa slide. Una pianta malata può avere delle, delle foglie sane e delle foglie con i sintomi che sono facilmente riconoscibili. Ecco, lo scopo della nostra, del nostro studio è quello di riconoscere la pianta prima che vengano questi sintomi. Perché eh, una foglia di una pianta malata ma senza sintomi è indistinguibile da una foglia di una pianta sana, mentre con la, con la spettroscopia Raman se io vado a investigare le molecole che vengono prodotte dalle, dalle foglie, per esempio i carotenoidi sono quelle che si vedono un pochino meglio, eh, io posso andare a dire la mia foglia è sana e quindi il, eh, il contadino si può riposare o la mia foglia è malata e quindi il contadino deve lavorare. Per fare questo ovviamente è necessario eh, un poco di lavoro e eh, il lavoro è questo. Le variazioni che io osservo delle molecole sono variazioni piccoline e quindi eh, ho bisogno di, fare, eh, di utilizzare un approccio statistico con un certo numero di, di misure. E analisi dati, quindi chemiometria che viene applicata ai miei dati. Per cui viene fatto prima un addestramento in cui io dico queste foglie che io ho misurato sono il mio controllo, quindi vanno nella classe controllo. Le foglie che invece ho misurato in questa classe sono con un pochino di sale, di stress salino. Eh, le altre foglie sono con un pochino più di sale e vado a fare una classificazione. Eh, prima faccio l'addestramento, gli dico queste sono, hanno questo nome e poi faccio un test, cioè prendo delle piante incognite e queste piante incognite verranno classificate. Come vengono classificate? Eh, proviamo a pensare al cappello parlante di, di Harry Potter. Ascoltate il video. Mm. Difficile, molto difficile. Coraggio da vendere, vedo. Anche un cervello niente male. C'è talento, oh sì. E desiderio di mettersi alla prova. Ma dove ti colloco? Non serve verde, non serve verde. Non serve verde? Eh? Ne sei sicuro? Potresti diventare grande, sai. È tutto qui nella tua testa il serpeverde ti aiuterebbe sulla via della grandezza su questo non c'è dubbio oh, no? Ti prego, ti prego, beh, se ne sei sicuro ti... me, sarà meglio GRIFONDORO eh, come nel caso del cappello di Harry Potter eh, il, lo scopo della, della, del test quindi della classificazione è quello di prendere un oggetto incognito e andare a collocarlo. Quindi nel caso del bambino eh, il cappello deve fare la scelta tra chi di fondoro e serpe verde e non è una scelta facile, anche nel caso delle piante la scelta a volte non è facile perché i campioni sono eh, vicini tra di loro, però eh, utilizzando un corretto approccio si può arrivare a una percentuale del 90% di scelte corrette. Quindi ehm, sono arrivata un pochino alla, alla conclusione della, della mia presentazione e ehm, l'idea di base di questa ricerca è quella di eh, sviluppare una tecnologia che tramite lo studio dei metaboliti fogliari eh, vi possa portare a distinguere una pianta eh, sana da una pianta... Che si ammalerà e che magari svilupperà una malattia eh, che la porterà alla morte, che infetterà le altre, quindi eh, permettere di, eh, tramite una tecnica in cui vado a fare una specie di immagine delle, delle molecole delle piante, ehm, permettere di eh, dare informazioni al mio sistema, ehm, automatizzato e dire all'agricoltore eh, fai il trattamento fitosanitario oppure dai più acqua oppure c'è uno stress in corso e eh, questa, questa idea diciamo è, è in questo momento nella fase di sviluppo è portata avanti fortunatamente da alcuni finanziamenti eh, del PNRR, del PRIN e anche in collaborazione con il mio collega Andrea Ponzoni che si occupa più invece di guardare la parte di molecole con il naso elettronico emesse dalle piante. Quindi con questo concludo la mia presentazione, ringrazio tutti, se anche io dico se volete scrivermi questo è il mio indirizzo o fare domande adesso sarei ben felice di rispondervi. Grazie. Direi che fa... Elisabetta, direi che facciamo le domande dopo anche l'intervento sì. di Andrea, giusto? Sì, sì, sì esattamente. Facciamo l'intervento di Andrea e poi commentiamo tutto alla fine. Allora, secondo me c'è ancora uno schermo condiviso. Ok, adesso posso condividere il mio. Ok, allora grazie Camille, grazie Elisabetta per l'introduzione. Io vi parlerò di ehm, composti volatili e di tecnologie olfattive per monitorare lo stato di salute delle piante. Allora partiamo prima dai composti volatili. Se parliamo di profumi, probabilmente a molti di noi, come prima associazione, viene in mente quella dei fiori, quindi i profumi dei fiori. Questo perché effettivamente i profumi, i composti volatili rivestono un ruolo importantissimo nel eh, campo dei vegetali. Vengono utilizzati ad esempio per attrarre gli insetti impollinatori, ma eh, anche per svolgere tantissime altre funzioni. Ad esempio, eh, possono essere utilizzati dalle piante come meccanismi di difesa. Quando una pianta viene attaccata da degli insetti erbivori, eh, Camilla ci ha fatto vedere come si attivano tutti dei meccanismi interni. Tra le conseguenze di questi meccanismi interni c'è anche il rilascio di sostanze volatili. Queste sostanze volatili possono essere sostanze che rendono inospitale l'ambiente per i parassiti, quindi cercano di espellerli, di eh, allontanarli, ma ci sono anche dei meccanismi molto più sofisticati. Ad esempio, alcune piante quando sono attaccati da parassiti erbivori emettono dei composti volatili che attirano i predatori di questi parassiti. Quindi in pratica con questi composti volatili cercano di attirare degli insetti amici che vanno a difenderle dai parassiti che le stanno attaccando. È stato poi osservato inoltre che i composti volatili sono alla base di alcuni comportamenti eh, sociali, chiamiamoli così, delle piante. Nel senso che si è visto che le piante emettono dei composti volatili, ma le piante sono anche in grado di percepire i composti volatili intorno a loro. Questo, ad esempio, eh, capita quando le piante vengono infettate magari da virus. La pianta infettata emette dei composti volatili, quelle vicine, è stato osservato che una volta che li colgono, modificano il loro metabolismo interno per cercare di prepararsi all'infezione che è in atto vicino a loro, che quindi potrebbe arrivare anche fino a loro. Quindi attivano dei meccanismi di difesa. Allora, vediamo un attimo come sono eh, i segnali olfattivi che vengono emessi dalle piante. Prendiamo come esempio l'interazione con gli insetti, perché poi questo così ci introdurrà al discorso dell'olfatto e quindi del naso elettronico. Abbiamo detto che una pianta che viene attaccata da insetti erbivori rilascia dei composti volatili eh, nell'ambiente. Questi composti volatili appartengono a una famiglia molto ampia chiamati i volatili delle foglie verdi. Queste sostanze sono in parte già presenti nella pianta per cui quando l'insetto erbivoro inizia a mangiarla la pianta viene ferita e dalla ferita vengono rilasciate queste sostanze. Una funzione primaria di queste sostanze è quella di disinfettare la ferita per prevenire le, um, le infezioni. Però appunto come si diceva queste sostanze hanno poi anche un altro ruolo. Quindi la pianta si accorge dell'attacco del parassita, oltre alle sostanze che sono già presenti, modifica il proprio metabolismo per produrne altre. Queste altre che vengono prodotte, che sono sempre all'interno della famiglia dei volatili delle foglie verdi, sono dei volatili specifici, un insieme di volatili specifici che fungono da attrattori per gli insetti predatori. Quindi vengono emanati questi profumi apposta per attirare gli insetti. E si è osservato che i profumi che vengono emanati dalle piante in seguito agli attacchi sono anche specifici a seconda dell'insetto erbivoro che le sta attaccando. Quindi se diversi, a seconda dell'insetto erbivora che sta attaccando la pianta, la pianta emetterà diversi tipi di composti volatili. Vediamo ad esempio in questo esperimento come sono composti questi odori emanati dalle piante. Qui ci sono diversi grafici, in pratica è stato uno studio dei composti emanati dalle piante. In questi grafici diciamo che ad ogni picco corrisponde una molecola gassosa, quindi se la, foglia, eh, se la pianta non è attaccata e in condizioni tranquille, i composti volatili e i gas emessi sono solo di due tipi, identificati da questi due picchi. Nel momento invece in cui un bruco attacca una pianta, in un primo tempo abbiamo un certo numero di eh, picchi corrispondenti a diverse molecole. Quindi la pianta inizia a emettere i volatili delle foglie verdi. In, se aspettiamo del tempo, aumentano ancora di più, abbiamo molti più picchi. E questi sono i picchi, le molecole prodotte in modo sistemico dalla pianta, quindi sono quelle molecole che andranno ad attirare gli insetti predatori. E appunto, come eh, dicevo, quando cambia il parassita che sta attaccando la pianta, cambia anche il segnale che le invierà perché nell'evoluzione le piante si sono specializzate nell'emettere eh, degli odori, dei profumi che siano in grado di attirare in modo specifico i migliori predatori degli insetti che le stanno attaccando. Analogamente, gli insetti si sono evoluti sviluppando un olfatto che è in grado di riconoscere, sulla base della composizione chimica degli odori, gli odori di loro interesse. Un odore sarà caratteristico della presenza di un insetto di cui sono ghiotti, l'altro odore è caratteristico di un insetto che invece loro non mangiano e quindi non reagiranno. Quindi l'obiettivo a livello tecnologico è di cercare di sfruttare questi segnali emessi dalle piante e perché no, proviamo a mimare quindi quello che, quello strumento che viene utilizzato in natura per percepirli, quindi l'ho fatto. Andiamo quindi a guardare la tecnologia del naso elettronico. Allora, ehm, a grandi linee, come principio di funzionamento, c'è un meccanismo di base comune per l'olfatto degli insetti, che è quello che abbiamo visto viene utilizzato appunto per rispondere a questi segnali emessi dalle piante, ma anche poi l'olfatto in generale degli animali e eh, delle persone. Quindi qui partiamo dall'olfatto umano, che è quello che è meglio conosciuto, per illustrare il principio. Allora, nel naso noi abbiamo molti recettori, circa 5 milioni. Ma questi recettori non sono tra loro tutti diversi, ne abbiamo solamente, solamente tra virgolette, 400 tipi. Poi abbiamo chiaramente quindi delle repliche per arrivare ai 5 milioni. È stato poi osservato che ehm, con 400 tipi di recettori noi riusciamo a distinguere circa 10.000 tipi di odori. Allora, com'è possibile che con solo 400 recettori noi distinguiamo 10.000 odori diversi? Non può essere che noi abbiamo dei recettori specifici, cioè che un, un recettore risponda ad un solo odore, altrimenti riusciremo a distinguere solo 400 odori. Il meccanismo è di tipo diverso ed è illustrato in questa eh, figura. Allora diciamo che noi nel nostro naso abbiamo diversi tipi di recettori, quindi abbiamo i recettori rossi, la famiglia di quelli arancioni, quelli verdi, quelli blu e quelli grigi. Quando noi annusiamo un certo odore, un certo profumo, Ogni tipo di recettore dà una sua risposta. Quindi i recettori rossi reagiranno a quel profumo dando questa sbarretta rossa, i recettori arancioni daranno un'intensità di risposta maggiore dando quindi una sbarretta arancione un po' più lunga, quelli verdi danno la loro risposta e via, quelli blu e quelli grigi. Quindi quell'odore che stiamo annusando corrisponde. Questa distribuzione di stanghette viene chiamata impronta olfattiva, oppure questo pattern di risposte. Se noi annusiamo un altro tipo di odore, i, i recettori risponderanno ancora, ma daranno risposte diverse. Quindi magari con un nuovo odore la risposta dei sensori rossi sarà più intensa e questa colonnina sarà un po' più lunga, quelli arancioni magari risponderanno di meno, quindi questa sarà un po' più corta, e quindi avremo un diverso pattern. Quindi come facciamo con 400 recettori a distinguere 10.000 odori diversi? È perché il nostro cervello poi va a elaborare i pattern, quindi lui cerca di riconoscere i pattern e associa quindi diversi pattern a diversi odori. In questo modo riusciamo a riconoscere molti più odori rispetto al numero di recettori che noi abbiamo. Quindi il meccanismo poi viene sfruttato a livello eh, di naso elettronico. Qui abbiamo un esempio di una matrice, un naso elettronico che è composto da una matrice di 25 sensori di tipo colorimetrico. Cosa significa colorimetrico? Significa che quando il sensore viene esposto a una certa molecola, reagisce colorandosi con un colore diverso a seconda della molecola. Quindi in, questo, in questa figura vediamo il naso elettronico. Che è esposto a diverse molecole gassose, quindi ogni riquadro corrisponde allo stesso naso esposto a una molecola diversa. Se andiamo a vedere ad esempio il caso dell'acetone, vediamo che alcuni sensori rimangono neri, quindi non rispondono, altri invece rispondono all'acetone colorandosi. Se guardiamo accanto la situazione di quando il naso elettronico è esposto alla piridina, vediamo che alcuni sensori che rispondevano all'acetone rispondono anche alla piridina, ma con risposte diverse e comunque anche visivamente vediamo come ad ogni molecola gassosa corrisponda un diverso pattern, una diversa colorazione, una diversa distribuzione di dischetti colorati. Allora sono queste distribuzioni che vengono poi elaborate. Allora come vengono elaborate? Nel caso degli insetti e degli esseri viventi, abbiamo il cervello che si occupa dell'elaborazione. Nel caso del naso elettronico, utilizziamo un algoritmo di intelligenza artificiale, o se preferiamo di pattern recognition, che è un sottinsieme dell'intelligenza artificiale. Che cosa fa questo algoritmo? Beh, svolge un passaggio per cui va a codificare queste distribuzioni, questi pattern, che sono i segnali che gli arrivano lo va a codificare all'interno di un grafico a due o tre dimensioni. Eh, in generale due, alle volte quando ci sono situazioni un po' più complicate, tre. E come li va a codificare? Li va a codificare per, in modo tale per cui ad ogni odore o se preferiamo ad ogni pattern corrisponde un'area precisa in questo grafico. In questo esempio era un'applicazione semplice in cui noi avevamo solo tre tipi di odori, quindi in pratica questo... Spazio qui è stato suddiviso in tre regioni, quella verde, quella azzurra e quella rossa, perché dovevamo distinguere tre tipi di situazioni. Qui vediamo alcuni esempi di nasi elettronici. Oggigiorno la tecnologia ha raggiunto un buon livello di miniaturizzazione, per cui i nasi elettronici sono già commercialmente di tipo portatile, quindi maneggiabili con una mano, o addirittura in alcuni casi hanno le dimensioni di una chiavetta USB. Il fatto che siano piccoli è molto importante perché permette, ad esempio, di eh, realizzare una rete di nasi elettronici distribuita, ad esempio, o all'interno della serra o, volendo, in un campo per cercare di monitorare, di avere una mappatura dell'ambiente dell che vogliamo misurare. Inoltre, la miniaturizzazione è spesso accompagnata a un minor consumo energetico. Quindi Un'estrema miniaturizzazione può portare a dei sistemi autonomi energeticamente che possono essere accoppiati a una piccola cella solare e quindi non aver bisogno della presa di corrente. Quindi possono essere messi in campo autonomamente. Quindi, questo per, per dire che nella letteratura più recente si sta andando verso un'ulteriore miniaturizzazione spinta proprio da queste esigenze. Qui abbiamo invece alcuni esempi di eh, misure fatte di naso elettronico con delle piante, questo è il caso di un naso elettronico che sta annusando una pianta di pomodoro e l'ha annusata per un periodo di 24 ore. Allora, quello che vediamo è che il, se il segnale misurato dal naso elettronico non è un segnale costante nel tempo, ma è un segnale che evolve nel tempo, descrivendo più o meno una figura circolare, quindi partendo da mezzanotte. Abbiamo i punti bordeaux, poi man mano che passa il tempo si sposta fino a raggiungere i punti verdi, che sono quelli misurati a mezzogiorno, e poi arriva alla mezzanotte del giorno dopo nei punti blu scuro. Come mai l'odore percepito dal naso non è costante ma cambia? La pianta, questa è una pianta sana ed è rimasta sana per le 24 ore. Beh, perché l'odore emanato dalle piante, percepito dal naso elettronico, dipende moltissimo dai fattori ambientali, da come cambia la temperatura, ma anche dal ciclo giorno-notte, perché il ciclo giorno-notte attiva o inibisce diversi processi all'interno delle piante, come ad esempio la fotosintesi clorofiliana. Questo è un altro esempio. Eh, qui andiamo a confrontare una pianta sana, quella di prima, con una pianta che invece è stata perturbata. Quindi siamo andati meccanicamente a tagliare le foglie. Quindi all'inizio, alla mezzanotte, il naso elettronico, questa è la pianta eh, che è stata poi tagliata, il naso elettronico la stanno usando e abbiamo un, mod, eh, un cambiamento continuo del segnale. Quando poi arriviamo al mattino presto che abbiamo tagliato la foglia, vediamo che compie un salto il segnale, quindi non è più continuo come quello che abbiamo visto prima, quella figura circolare, ma descrive qui un salto. Poi più o meno riprende una sua continuità. Quando arriviamo alla sera tagliamo un'altra foglia e qui osserviamo un altro salto. Quindi questi sono i volatili delle foglie verdi che vengono emessi nel momento in cui eh, vado a compiere questa perturbazione improvvisa, quindi tagliando la foglia, abbiamo un salto. Quindi questi sono poi i segnali questa forma circolare continua o questa forma perturbata sulla base del quale l'algoritmo di intelligenza artificiale potrà basarsi per distinguere le, ehm, lo stato delle piante. Questo è un altro ehm, esperimento dove qui il naso elettronico è stato utilizzato in un momento preciso del giorno, quindi non durante le 24 ore per monitorare le piante di pomodoro. E qui sono stati confrontati tre situazioni. Quindi le piante sane, utilizzate come controllo che corrispondono ai rombi azzurri, le piante affette attaccate dal parassita della mosca bianca, i triangolini, che sono andati qui dai triangolini rossi, e la pianta invece mh, attaccata meccanicamente, quindi con un punteruolo, bucando le foglie della pianta. Quello che vediamo è che c'è una certa similarità tra le piante bucate il punteruolo oppure le piante attaccate dagli insetti perché effettivamente gli insetti quando si nutrono della pianta fanno un danno meccanico, però non sono completamente sovrapposti, c'è una parziale ehm, separazione di questi punti proprio perché la pianta è in grado di riconoscere il tipo di danno che le sta venendo apportato se è dovuto semplicemente a un punteruolo o un insetto e quindi cambia il suo metabolismo i eh, composti volatili che emette. Quindi per concludere, abbiamo visto appunto l'importanza dei messaggi olfattivi nelle piante nel regolare la comunicazione tra esse, ma anche con gli insetti. Quindi, eh, come si è evoluto anche l'olfatto degli insetti e degli animali per cercare di cogliere questi messaggi olfattivi, e da qui l'idea di provare a sviluppare una tecnologia chiamata naso elettronico ispirata appunto all'olfatto. Questa tecnologia è stata utilizzata in diversi ambiti, in particolare nell'agroalimentare, e negli ultimi anni si è iniziato anche a utilizzarlo per monitorare lo stato di salute delle piante. Niente, con questo io sono arrivato alla fine e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Andrea, grazie Camilla. Allora, eh, comunque io controllo, perché ci sono domande solo internamente alla chat nostra, quindi le. Camilla hai mostrato all'inizio come la spettroscopia Raman sia una parte molto molto più piccola di fotoni rispetto cioè, al, eh, alla diffusione tradizionale. Com'è possibile riconoscere, distinguere questi pochissimi fotoni in mezzo ai tantissimi fotoni provocati dalla, dalla diffusione normale e tradizionale? Come evidenziare solo la parte Raman? Eh, beh, la parte Raman eh, è ehm, ad una lunghezza d'onda o a una frequenza diversa, quindi viene utilizzato un filtro. Eh, che può essere a seconda di, quando, di quanto voglio spendere può essere un, un filtro solo sulla riga del laser oppure un filtro passabanda quindi che mi taglia tutto quello che c'è prima della riga del laser e eh, in questo modo io riesco a eh, vedere eh, i pochi fotoni rispetto ai tantissimi fotoni della linea incidente e quindi l'idea è di poter piantare per pianta vedere lo stato perché ti hai detto anche l'agricoltore lo sa fare, ma in fondo noi da Frisi siamo un po' convinti che noi lo sapremmo fare meglio o no? Eh, beh, e... eh, diciamo che adesso il um... Il, il Raman eh, dovrebbe essere molto semplice, nel senso che eh, ovviamente sono già, sono già distribuiti anche alle forze dell'ordine, per esempio questi strumenti palmari che vengono utilizzati per un'applicazione completamente diversa come il riconoscimento di, di farmaci, di, di anfetamine, di, di droghe. Eh, perché, perché ovviamente leggendo la molecola va bene anche per qualsiasi altra applicazione. Quindi uno prende lo strumento, lo mette su eh, un contenitore, addirittura contenuto nella plastica scura, e riesco a fare una misura senza bisogno di grandi cose. Nel, nel caso delle piante c'è tutta una parte eh, non meno importante di ingegnerizzazione che andrà fatta, eh, in cui per esempio devo eliminare il segnale, il rumore esterno, quindi la luce del sole che mi darà sicuramente fastidio e, e quindi bisognerà fare questa parte. Però una volta che eh, questa parte sarà stata messa come... A, a tasman, allo strumento magari facendo eh, delle parti a basso costo con eh, la stampante 3D per dire con la stampante eh, si possono fare queste, questi pezzi da attaccare e, e dopo dovrebbe essere una, un oggetto di facile utilizzo grazie vedo su youtube che non sono stato il solo a essere colpito tantissimo dalla descrizione del sistema olfattivo perché anche Davide Mazzotti chiede ma si sa qualcosa sul numero di recettori olfattivi degli animali, per esempio un cane? E io aggiungo anche: ma il naso elettronico se la potrebbe giocare in questo momento con i famosi cani molecolari o sono più bravi loro? Andrea. Allora sì il, um, il sistema olfattivo del cane è stato studiato ce ne sono hanno molti molti più recettori rispetto a noi eh, hanno una densità di circa mi sembra 100 volte superiore rispetto a noi quindi non solo hanno un'area superiore ma anche una densità superiore rispetto a noi i cani mi sembra complessivamente arrivino a, eh, qualche, a un centinaio di milioni se non ricordo male il, il valore. Riguardo la competizione coi cani, allora secondo me, questa è un'opinione personale, non c'è speranza. Il cane è assolutamente migliore di qualunque tecnologia. Questa qui è la mia opinione personale. Abbiamo fatto in passato dei, anche un progetto in cui abbiamo confrontato le prestazioni del naso elettronico con le unità cinofile. In quel caso volevamo andare ad annusare la presenza di persone nascoste per combattere il traffico illegale di persone all'interno di container. Quindi l'idea era che se c'era un forte odore la, era indicativo della presenza di una persona, magari che non doveva esserci. Il naso elettronico ha bisogno dei suoi tempi, è un po' delicato. Il cane è un cosiddetto fulmine di guerra, lui va sicuro e eh, è bravissimo. L'unico difetto del cane è che non può essere utilizzato in modo continuo perché lui vede tutto come un gioco, quindi dopo un po' si stanca, ha bisogno di riposarsi e inoltre lui ha le sue prestazioni per me irraggiungibili in altro modo, ma solo col suo addestratore. Quindi quando il suo addestratore va in vacanza, anche lui deve andare in vacanza, non è in grado di lavorare con altri addestratori. Quindi la tecnologia, per quanto non è in grado di eguagliare la natura, qui in, in particolare il cane, può essere utile per fare uno strumento intercambiabile che funziona 24 ore su 24 e così via. Perché poi 400 tipi di recettori sono tantissimi io non credo. Cioè io ho presente il sistema visivo umano dove di tipi di recettori ne abbiamo tre e i milioni di colori li costruiamo da tre tipi di coni invece nel nostro naso 400 tipi di recettori eh, l'olfatto è molto molto complicato infatti è per questo perché con l'ottica cioè le telecamere così sono andate avanti molto tecnologicamente si riescono a produrre immagini alle volte si sente dire ma perché non riusciamo a fare nei sistemi informatici un metodo per Generare gli odori e quindi generare odori e realizzarli perché è molto più complesso. Non esiste un sistema tipo RGB che con tre colori andiamo a realizzare tutti. Qui dovremmo avere una, in pratica, riserva infinita o quasi di molecole di base con la quale costruire gli odori quindi diventa davvero molto complesso questo. O almeno per adesso è estremamente complesso. Eh, non, Poi... ne, non poniamo limiti al progresso, noi. Vediamo anche coi cani se li riprenderemo. Elisa, Elisabetta, prego per presentare l'ultima relatrice. Benissimo, grazie, grazie Alessandro e grazie tante davvero a Camilla e Andrea per questi interessantissimi contributi. Allora, eh, introduco subito l'ultimo intervento che è quello di Maia, di Maia Colautti, una nostra collega del CNRI, in no? fisica, si occupa di nanotecnologie e quantistica molecolare. Eh, in questa occasione ci parla di come appunto attraverso queste ricerche è stato possibile rilevare in modo efficiente anche la presenza di singoli fotoni. Eh, lo farà in un modo molto particolare perché Maya, oltre a, ai tanti talenti che ha, eh, ne ha due in particolare, che sono quello di saper comunicare bene i risultati della ricerca, ma anche quello di, edis, di avere anche la dota della sintesi, di poterlo fare anche in tempi estremamente brevi. E lo dico con cognizione di causa perché Maya è la vincitrice del premio dello scorso anno, organizzato in occasione della Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori a Firenze, dove si premiava il miglior intervento di comunicazione scientifica, che eh, però veniva realizzato in 180 secondi. Quindi Maya, in 180 secondi, ha parlato come di come poter rilevare la presenza dei fotoni, fotoni attraverso appunto. Eh, queste ricerche. E, e quindi in questa occasione ci presenta proprio quell'intervento. Io a questo proposito, sono appunto se, segnalo che siamo ab, appunto abbastanza avanti anche con i tempi, per cui appunto è particolarmente preziosa in questo momento questa dote, eh, per cui lascio a lei adesso la parola. E visto appunto che poi ci sarà la chiusura della lecture, colgo l'occasione davvero per fare a tutte e tutti i migliori auguri di buon Natale, ringraziarvi per la vostra partecipazione. E invitarvi a rimanere eh, collegati ai nostri canali YouTube, e a iscrivervi e a seguire tutti i canali social del nostro istituto. Quindi grazie molte e lascio la parola a Maia. Avete mai provato a giocare con la luce del sole e una lente d'ingrandimento per raccogliere e focalizzare la luce tutta in un punto? È così efficace che se ci metto un foglio si brucia. Ecco, io stavo cercando di fare lo stesso ma per afferrare i singoli fotoni. I quanti di luce, la più piccola quantità di luce sono segnali debolissimi, i fotoni sono piccolissimi, assolutamente invisibili agli occhi. Ma perché stavo cercando di farlo? Beh, forse avete presente quelle stelline che si illuminano al buio nelle camere dei bambini. Queste si illuminano perché contengono tantissime molecole fosforescenti che emettono luce. E se io riuscissi, se riuscissimo a prendere una sola molecola, ci accorgeremmo che questa emette un singolo fotone alla volta. Quindi riuscire a vedere un singolo fotone equivale anche a riuscire a vedere la singola molecola e questo può essere fondamentale per diverse applicazioni, come vi dirò alla fine. Il problema è che riuscire a vedere una lente di ingrandimento come questa per vedere i singoli fotoni emessi da una molecola è assolutamente inutile. Sarebbe come tentare di raccogliere un granellino di sabbia con dei quantoni da box. Assolutamente inutile. Quindi l'unico modo per costruire degli oggetti cattura fotoni è costruirli della dimensione della luce, dei singoli fotoni piccolissimi. Ma che cos'è questa dimensione della luce? Beh, dovete sapere che la luce è un'onda. Che si, si comporta come un'onda del mare o del suono, che ha dei picchi e delle valli. E la distanza tra i due picchi, come molti sapete, è proprio la lunghezza d'onda. Il problema è che è piccolissima, stiamo parlando di meno di un centesimo dello spessore di un nostro capello. Quindi, ora, com'è possibile costruire un oggetto così piccolo? Nei laboratori di Firenze ce l'abbiamo fatta sfruttando una proprietà fondamentale di tutte le onde che conoscete benissimo: l'interferenza. E sicuramente avete notato che in alcune cattedrali, mettendosi in un punto preciso, riusciamo a sentire benissimo anche le voci di persone lontane che magari parlano a bassa voce. E questo avviene perché nelle pareti delle cattedrali, l'onda del suono in questo caso si riflette e le onde si incontrano al centro, sommandosi, interferendo, amplificando il volume, concentrando sono suono tutto in un punto. Noi vogliamo fare lo stesso ma per i singoli futuri. Il problema è che le pareti devono distare circa la dimensione, del, uh, meno della dimensione della luce. E come l'abbiamo fatto? Pensate un po', abbiamo utilizzato delle tecniche simili a quelle che si usano per ricoprire di un sottilissimo strato dorato economico gioielli di poco valore come questi. Si riescono ad ottenere così spessori che sono esattamente della dimensione che ci serve. E quindi l'idea è stata di costruire una specie di panino con uno strato di oro, uno strato trasparente contenente le molecole dello spessore che ci serve, e un altro strato di oro. E questi due strati odorati sono le pareti della nostra nanocattedrale per i fotoni, per concentrare efficacemente tutti in un punto e questo può essere fondamentale per esempio in applicazioni mediche di diagnostica perché si riescono a costruire dispositivi per vedere le singole molecole fluorescenti che vengono usate come accennato Marco per marcare i precursori di malattie nel sangue dei pazienti e più molecole fluorescenti ci sono più la malattia è grave riuscendo a vedere i singoli fotoni e quindi le singole molecole riusciamo a diagnosticare malattie a primissimi stadi, dirlo ai medici e curarle efficacemente. Quindi questo è l'intervento di tre minuti, vi ringrazio per l'attenzione. Se um, non siete troppo annoiati, visto che siamo comunque molto in ritardo, ora vi faccio vedere però delle slide per spiegarvi meglio questo intervento. E, um, mi sentite, vero? Perfettamente. Sì. Ah, ok. No. Oops, no, scusate, ho sbagliato il slide. vedo. Ok. Allora, intanto uh, il dispositivo che ho spiegato così, un po' ludico in pochi minuti, è questo, questo è un rendering, quindi qui vedete questi uh, strati, questa quest antenna planare in termini più tecnici che è composta semplicemente da questi strati d'oro e all'interno è uno strato polimerico in cui riusciamo ad, ad integrare le molecole fluorescenti. E uh, diciamo questa, il redirezionamento dei singoli fotoni che vengono raccolti tutto in un punto verso l'alto è così efficace che avvicinando una semplice fibra ottica si riesce a raccogliere la gran parte dei fotoni emessi dalle molecole fluorescenti attraverso un metodo molto semplice. Ma per spiegare un po' le cose più in dettaglio, volevo anche spiegare un attimo di cosa parliamo quando parliamo di molecole fluorescenti. Intanto dovete sapere che siamo circondati da molecole fluorescenti, cioè nel senso ci sono ovunque, ci sono... Um, in fondo al mare come in questa, in questa in quest alga ci sono in, uh, in, in queste pietre e molecole fluorescenti vengono usate per fare i trucchi e sono utilizzate per tantissime applicazioni come per fare imaging uh, altamente risolta per esempio di uh, questo cervello di topo okay? e la ragione per cui vengono così utilizzate è che sono sistemi estremamente flessibili sono facili da fabbricare sono facili da manipolare e sono facili da integrare in diversi sistemi. Infatti, un, singole molecole come questa, che è rappresentata con questa struttura chimica semplificata, possono essere, attraverso dei semplici metodi chimici molto economici, eh, incassonati in dei cristalli, in dei nanocristalli, ma anche in dei fogli cristallini diversi eh, dei fiocchi cristallini di diversi millimetri. E qui vedete la faccia diciamo di queste molecole nei nostri laboratori. Questa è una mappa di fluorescenza, e dove vedete il bordo del, del cristallo in cui sono contenute singole molecole ogni pallino che si illumina è proprio una molecola che emette fluorescenza, emette singoli fotoni e con tecniche facilissime si riesce anche um, a costruire questo dispositivo di cui ho parlato, che, uh, è su cui è stato depositato un brevetto, proprio con tecniche di deposizione di film sottili. Ma um, per vedere un po' meglio... Uh, come diciamo, avviene l'emissione di singoli fotoni, ho detto che singole molecole emettono singoli fotoni, beh una molecola uh, è molto simile ad un atomo, quindi c'è un nucleo pesante con protoni e neutroni e gli elettroni che orbitano attorno, ora uh, ho saputo che gli studenti sono già informatissimi, quindi in realtà sappiamo che ci sono delle nuvole di elettroni, e, mh, però insomma quello che, che è importante è che normalmente lo stato elettronico, l'elettrone sta in uno stato fondamentale, quindi alla più bassa energia, quando però illuminiamo un atomo con un laser della giusta frequenza, del giusto colore, l'elettrone assorbe l'energia e si eccita, sale ad un livello eh, energetico superiore. Dopo un po' si rilasserà e tornerà al livello fondamentale. E seguendo uno dei principi fondamentali della fisica, quello della conservazione dell'energia, emetterà un singolo fotone eh, dell'energia uguale a quella assorbita o minore. Ora però eh, ah, la molecola è, è, si comporta esattamente come un atomo, è più complesso, è costituita da diversi atomi, ma diciamo emette singoli fotoni seguendo questo stesso processo di emissione spontanea. E ora perché però vi ho raccontato tutto ciò, tutta questa, questa tecnologia? Beh, Perché se guardiamo come una singola molecola in uno spazio omogeneo emette singoli fotoni nello spazio, quindi il pattern di emissione, questo è molto simile ad una mela, ok? Emette singoli fotoni ovunque nello spazio. Ora però, uno dei tipici metodi per raccogliere segnali luminosi da un campione è utilizzando un obiettivo ottico, quindi un insieme di lenti, eh, che raccoglie la luce che entra eh, all'interno dell'apertura numerica, quindi la luce... Direzionata verso l'alto dove c'è l'obiettivo e da qui vedete che appunto in realtà se raccogliamo solo i fotoni che escono in alto moltissimi dei singoli fotoni quasi tutti vengono persi si riescono a raccogliere con obiettivi normali solo poche percentuali. E in particolare c'è un altro problema, ovvero che quando le molecole vengono depositate su dei campioni, ok, quindi su degli strati di vetro, su, su dei campioni di vetro, il pattern di emissione cambia ancora, non è più omogeneo come una mela, ma viene modificato in questo modo. Quindi in realtà la maggior parte dei singoli fotoni vengono assorbiti dal vetro, e a questo punto davvero l'efficienza di raccolta di questi obiettivi ottici è davvero bassa. Ed è per questo che vi ho raccontato dell'antenna planare, riuscendo a, um, ad integrare. Queste molecole in uno strato sottile di polimero proprio di circa 200 nanometri di spessore, quindi eh, circa un quarto della, della lunghezza d'onda con cui abbiamo a che fare, ad incastonarlo poi tra due ad integrarlo tra due strati d'oro, uno semiriflettente e uno riflettente, sfruttando un fenomeno particolare di interferenza, si riesce a modificare il pattern di emissione di questa molecola e a direzionarlo tutto verso l'alto. E questo è estremamente conveniente perché appunto si riesce in modo efficace a raccogliere i singoli fotoni emessi. Eh, con una semplice fibra ottica, senza l'utilizzo di lenti, senza l'utilizzo di microscopi, e questo può essere molto vantaggioso, sia in termini di velocità di diagnosi, sia in termini di costo, negli ambiti ospedalieri. E, ehm... Ok, poi giusto per la seconda metà del, di questo intervento, volevo però anche raccontarvi qualcos'altro che facciamo, e eh, che ha sempre a che fare con la nanofotonica, che è proprio questa capacità, questa, eh, questo, questa strategia di mh, plasmare, modificare l'ambiente attorno a queste lampadine di singoli fotoni, con eh, però le dimensioni, creando strutture delle dimensioni tipiche della luce. In questo modo si riesce proprio a manipolare la luce, i singoli fotoni, il pattern di emissione. Un'altra cosa che facciamo è questa, quindi riusciamo a... Ehm, ora qui c'è una rappresentazione artistica, riusciamo a costruire degli oggetti davvero attorno a una singola molecola. Quindi in questo caso abbiamo tante molecole, quindi non agiamo, non agiamo davvero specificatamente sul singolo, sul singolo sistema molecolare. Invece in questo caso riusciamo ad incastonare, ad integrare una singola molecola in un singolo nanocristallo di poche centinaia di nanometri di uh, dimensione e a costruire attorno ad un singolo nanocristallo, attorno a una singola molecola, una piccola lente. E questa funziona circa come, una, come un fanale di una macchina. Quindi quindi nel fanale c'è una lampadina che emette come la mia di prima, dappertutto nello spazio per direzionare la luce in avanti e vederci qualcosa, c'è uno specchio parabolico. Ecco qui, questa micro lente ha lo stesso effetto: ridireziona l'emissione dei singoli fotoni verso l'alto, così che possono essere raccolti di nuovo in modo efficace o con un obiettivo o con una fibra ottica. E altre cose che riusciamo a fare è queste guide in cui la molecola in questo caso è al centro, queste guide sospese attraverso cui riusciamo a guidare i singoli fotoni in dei punti precisi, similmente ad una fibra ottica. E questa è la base per costruire i chip fotonici quantistici integrati, ovvero dei uh, sistemi in cui si utilizzano le tecniche che uh, la tecnica che vi ho descritto prima, ma magari anche delle guide in semiconduttore con cui Uh, appunto, i singoli fotoni riescono davvero ad essere riusciamo a manipolarli, a direzionarli dove vogliamo, a farli interagire nei punti di incontro in queste guide e quindi posso essere, possono essere alla base del, uh, della, del processare informazione. Che cosa intendo con processare informazione attraverso i singoli fotoni? Beh. Uh, tutti sapete che i nostri computer utilizzano i bit per processare informazione e uh, i bit sono una stringa di 0 uh, e di 1 che vengono generati. E attraverso i famosi transistor, quindi nella circuiteria elettronica ci sono questi oggettini che sono come dei piccoli interruttori uh, per la corrente e possiamo associare a corrente che passa un 1 o corrente che non passa uno 0. Ecco una cosa molto simile, possiamo fare con i singoli fotoni. In questo caso, per codificare questi 0 e questi 1 possiamo usare una proprietà della luce e, per esempio, la polarizzazione. Quindi ho detto che appunto uh, le onde oscillano, le, la luce si comporta come un'onda. Ecco la direzione in cui quest'onda oscilla può essere verticale o può essere orizzontale, e questa è esattamente la polarizzazione, l'oscillazione del campo elettromagnetico. E quindi possiamo decidere, per esempio, di associare uno 0 alla polarizzazione orizzontale e un 1 alla polarizzazione verticale. Ora, però, uh, dovete sapere, ma. Dalla, uh, dalla domanda degli studenti, deduco che anche gli studenti lo sanno probabilmente che, eh, avendo a che fare con i singoli fotoni e non uh, quindi con i quanti di luce, entriamo nel regime della fisica quantistica, in cui i sistemi si comportano ah, seguendo le leggi appunto della fisica quantistica e non di quella classica, che possono essere totalmente diverse. Ora vi dico uh, una delle proprietà e, molto brevemente, ovvero la differenza, diciamo, rispetto a un bit classico, che posso rappresentare in, in una sfera, ok? Un bit classico può essere o 0 o 1 solamente, quindi se la rappresentiamo in una specie di pianeta può essere zero, occupare eh, il polo Sud o il polo nord in, in momenti diversi. Invece, un qubit, un quantum bit, quindi quello che possiamo realizzare codificando l'informazione con la polarizzazione di un singolo fotone, può in realtà occupare ogni singolo punto su questa sfera. Può ovvero essere sia 0 che 1 contemporaneamente. Un singolo fotone può avere sia una polarizzazione verticale che una polarizzazione orizzontale contemporaneamente. Giusto per dare un'altra analogia. Se ci immaginiamo di fronte ad un labirinto e uh, in questo caso associamo la scelta di girare a destra con uno 0 e quella di girare a sinistra con un 1 ad ogni incrocio, immaginate se potessimo farlo contemporaneamente. Questo ci permetterebbe di esplorare tutto il labirinto in modo molto più veloce di trovare l'uscita, la, la risoluzione del problema in modo molto più efficace. Giusto per darvi qualche numero, uh, l'informazione che si può codificare in 64 qubit. Equivale a circa 150 exabyte, quindi 150 milioni di gigabyte. Cioè circa metà di tutta l'informazione globale elaborata tra il 1986 e il 2007. Quindi ci si può immaginare che sfruttando le proprietà dei singoli fotoni, ma anche di altri sistemi quantistici, possiamo arrivare a delle potenze di calcolo enormi. Alcuni fantasticano sulla possibilità mh, nel futuro di uh, ingegnerizzare delle molecole che possono catturare il, il carbonio per risolvere il. Uh, il riscaldamento globale. E concludo facendomi vedere che faccia. Avere un, uh, un chip fotonico quantistico basato su fotoni per processare informazioni, quindi verso il famoso computer quantistico. Questo è un prototipo realizzato nel 2020 in Cina, dove tutti questi elementi sono delle ottiche, quindi degli specchi, delle lenti, e uh, questa diciamo è la versione integrata. Quindi eh, realizzando, hanno strutture fotoniche come vi ho fatto vedere prima, tutte su chip, quindi do, con la dimensione di pochi centimetri. E con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione e sono felice di rispondere ad eventuali domande. E se volete scrivermi anche qui, ecco, avete la mia mail. Grazie, grazie Maia. Allora, io controllo subito tutto perché è veramente affascinante. Quella... ma. Ora, vedendo anche le dimensioni in gioco, cioè, ma quelle lenti, per esempio, che descrivevi, quelle cupole, que cioè, ma sono di che dimensioni? Eh, le fa cioè, quando dici vengono fatte, possiamo farle anche nei nostri laboratori o le dobbiamo comprare da qualche parte? Sì, allora non l'ho spiegato, ma essenzialmente que allora, quella lente è abbastanza grande. Quando dico grande stiamo parlando di 10 micron, quindi uh, circa un quinto, un settimo del nostro, dello spessore di un nostro capello. Però la guida, quindi quella fatta così, in realtà è, sp è spessa circa un micron, quindi stiamo già arrivando circa alla dimensione della luce, noi lavoriamo con 785 nanometri e sono fabbricate qui a Firenze. Uh, in generale non abbiamo un grande centro di nanofabbricazione. Eh, però abbiamo un sistema di nanofabbricazione molto bello, molto flessibile con cui noi lavoriamo, che è mh, questo Direct Laser Writing, è una tecnica laser e mh, essenzialmente focalizzando un laser in un polimero, che inizialmente è semplicemente un materiale denso come il miele, si riesce a solidificare questo materiale al fuoco del laser con una risoluzione di, risoluzione di 150 nanometri. Quindi scannerizzando il laser uh, sul campione che contiene una gocciolina di polimero come una penna. Si può disegnare una qualsiasi struttura 3D con risoluzione fino ai 150 nanometri, ed è così che eh, io ho scritto queste strutturine attorno a delle molecole in un campione. E poi, a questo punto, data la tua conclusione, una domanda che probabilmente faremo a questa Christmas lecture, forse la rifaremo tra due anni, è. Eh? Ma a che punto siamo nel computer quantistico? Cioè, quando è che potremo utilizzarlo noi, per esempio? Oppure magari possiamo già. Allora, um, diciamo il computer che, cioè il, quel prototipo che ho mostrato, ho realizzato in Cina nel 2020, mi pare che fossero 200 qubit. Quindi, diciamo, visto il confronto di quanta informazione possiamo immagazzinare, è comunque tanto. E mi pare che quest'anno, se non sbaglio, siamo arrivati ad un prototipo con mille qubit, per, però, tutti questi prototipi, diciamo, attualmente fanno uh, delle operazioni specifiche, cioè non sono come il nostro computer che noi, con cui noi possiamo decidere di fare qualsiasi operazione attualmente. Si uh, specula che servano milioni di qubit, ok? Per uh, <ride> avere qualcosa di analogo o più performante di, del più potente supercomputer classico e la risposta sicuramente non ce l'ho io, non so se il direttore ha qualcosa di più da commentare, vediamo, siamo ottimisti, diciamo sicuramente dal 2020 al 2023 siamo passati da 100 a 1000 qubit, insomma è promettente, vediamo. Beh, tanto ora sentiamo anche il direttore, perché indubbiamente è una sfida affascinante. Cioè, esempio, quindi, un compito specifico, tipo calcolare i numeri primi, forse il computer quantistico. Uno dei problemi che si riescono già a risolvere con dei prototipi è proprio la fattorizzazione in numeri primi di numeri molto molto grandi, quindi con tante 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 cifre. Mi pare, ora non mi ricordo esattamente, ma che un prototipo ci abbia messo eh, anche qualche anno fa qualcosa del tipo qualche minuto, mentre si, si è simulato che un supercomputer classico ci metterebbe... Qualcosa come decine di migliaia di anni. Insomma, comunque già la performance eh, anche solo dei prototipi si riesce a verificare. Ora dal. Il problema di fattorizzare un numero estremamente grande che uno può, può dire sì, ma che utilità serve rispetto ad avere davvero un computer quantistico per simulare nuove molecole, nuovi vaccini è tutta un'altra storia. Però diciamo la quantistica, volevo solo dire, uh, le tecnologie quantistiche hanno anche altre applicazioni oltre al computer quantistico che è forse quello uh, un po' più spettacolare, si può fare anche sensing, quindi si possono fare dei sensori estremamente sensibili sia di elettronica, di temperatura che di pressione e um, si, possono, si possono utilizzare i sistemi quantistici anche per fare comunicazioni sicure quindi eh, intrinsecamente sicure basate proprio sulla la sicurezza basata sulle leggi quantistiche e qui a firenze abbiamo un'azienda un che, che ormai lavora su questo per integrare una comunicazione un sistema di comunicazione quantistica nella rete nazionale quindi diciamo le possibilità sono tante eh certo le possibilità Molto importante anche per il nostro paese. A questo punto, io cedo la parola, ringraziandoti, Maia, moltissimo di questo tuo intervento. Cedo la parola al nostro direttore Francesco Cataliotti per la conclusione. Io ti ringrazio e ringrazio tutte le colleghe e i colleghi che hanno animato questa lezione, che ci hanno eh, fatto conoscere mondi. Eh, particolari come gli impulsi ultracorti o, o, la, o come le foglie eh, si difendono dagli insetti emettendo odori che eh, trovo assolutamente affascinanti eh, e, nella loro completa e, e totale diversità e in questo folle mondo della, della quantistica diventata cosa che ormai quasi si tocca che è quello del, del, di cui ci parlava Maya. Di, alla fine un computer quantistico è un oggetto quantistico macroscopico, è un oggetto quantistico che io posso toccare, è un oggetto che funziona in quella maniera folle, che si legge sui libri, che è ubiquo, che può fare più cose allo stesso tempo, ma è, 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 è grande. Eh, quindi questo è uno dei sogni eh, che abbiamo di, di realizzare, magari spero che ve ne faremo vedere qualche assaggio a breve. Eh, siamo in ritardo, quindi mi limito a concludere ringraziando eh, come adesso i, i colleghi che hanno animato questa lezione, ma soprattutto tutti i, i le colleghe e i colleghi dell'INO eh, che eh, si sono dati da fare durante tutto l'anno e hanno realizzato, come dicevo all'inizio, tante cose e tante ne realizzeranno l'anno prossimo. Uh, nonostante il sabotaggio che metto in atto dalla direzione ogni, po', ogni pochetto tentando di, di complicare le cose. Uh, quindi vi ringrazio davvero e grazie a tutti per averci seguito. Veniteci a trovare nei nostri laboratori perché siamo sempre aperti, i laboratori sono sempre a disposizione, soprattutto degli studenti e delle studentesse, e quindi uh, veniteci a trovare così vi facciamo vedere dal vivo magari qualche singolo fotone o qualche atto secondo. A presto e buone feste e buon anno!